amici della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Siamo qui in compagnia di un'amica, una giornalista e una scrittrice, Francesca Angeleri. Francesca, ciao. Benvenuta. Ciao Nicole, grazie di questo spazio, sono felice di essere qui con te. Grazie. Senti, al di là che sei venuta a trovarmi, salutarmi, sono molto molto contenta di questo, però so che anche tu sei amante del tartufo. Beh sì, ma chi è che non è amante del tartufo? Oddio, qualcuno c'è, però secondo me ha dei problemi. Penso anch'io. Sì. Ma dimmi una ricetta al volo col tartufo. Allora, il tartufo, tanto per cominciare, per me deve essere accostato il più possibile a pochi altri elementi. Cioè non mi piacciono, per esempio, delle ricette troppo sofisticate con molti ingredienti, eccetera. Io personalmente amo il classico uovo al padellino col tartufo, no? Cioè per me quella è il non plus ultra. Non vorrei far pubblicità, però c'è un posto in particolare. Dicelo. Beh, da Renzo a Cervera, la Corona Reale, che è un posto incredibile, dove ho mangiato, ricordo, questa cocotte al forno con il tartufo bianco d'Alba sopra, con dello champagne di vino. Quello è rimasto nei miei ricordi uno dei momenti più belli veramente della mia vita. Io sono d'accordo, perché secondo me le cose più semplici sono quelle più buone. Poi il tartufo non ha bisogno di altri gusti forti vicino. A me mi hanno consigliato di mangiarlo con piatti caldi e grassi, senza profumi, e quindi secondo me l'uovo è proprio la sua morte. Io sì, sono d'accordo. Sì. Senti, hai fatto un giro nella fiera, nel mercato, hai visto qualcosa o sei arrivata direttamente da noi? Sono arrivata da poco, però quello che posso dire è che trovo molto bella questa fiera, innanzitutto perché è in centro ad Alba e questo permette di godersi anche la città, no? Io immagino Ma ci sono anche altri eventi fuori, fanno tantissime cose. Infatti io trovo che chiaramente questa città, questa grande fortuna di essere il centro di questo, come dire, ingrediente di eccellenza, e trovo che sia una fiera anche a misura, cioè non ci si perde, puoi godere i singoli elementi con attenzione. Poi io so che tu sei anche legata col cibo, perché adesso stai facendo, appena inaugurato, il tuo libro. Parlaci un po' di questo libro qua. Grazie, perché il mio bambino, io ho una rubrica che curo da diverso tempo sulla stampa e si chiamava, quella da cui è nato il libro, In Cibo Veritas, cioè sostanzialmente io utilizzo il cibo per parlare di te, dei personaggi, per raccontare delle verità. E In Cibo Veritas raccoglie 50 tra i personaggi più famosi che ho avuto la fortuna di incontrare. Uno di questi 53 personaggi? Beh, tanto Marco Berri. C'è anche lui. C'è anche Marco Berri. C'è anche qua stasera, lo sai, che viene a trovarci. Sì, sì, infatti l'ho detto per questo motivo. Oscar Farinetti, visto che siamo così nella sua terra. Massimo Gramellini, Piero Chiambretti, Luciana Littizzetto, cioè molti personaggi anche proprio di questa regione. E quindi questo In Cibo Veritas, che è appunto edizione La Stampa, per ora, raccoglie 50 personaggi, quindi con le rubriche che ho pubblicato sulla stampa, e per ognuno però io ho scritto un racconto liberamente ispirato a quello che loro mi hanno suscitato, e ogni racconto finisce con una ricetta. Ma secondo te, facendo queste interviste, conoscendo questi personaggi, ogni persona, a base del cibo che mangia, la rappresenta un po' come persona, come carattere? Secondo me assolutamente sì. Cioè il cibo, quando, sai quello che si dice, ognuno è ciò che mangia, secondo me è così. Ma non solo ciò che mangia, ma anche come lo mangia, con chi lo mangia, che legame ha con questa cosa. E il cibo è proprio una grande verità. Ma questi personaggi sono tutti personaggi appassionati di cucina o appassionati solo di mangiare? Ma sai, secondo me per mangiare uno non deve per forza essere un appassionato di cucina. Cioè nel senso, non è che uno debba per forza avere questa attitudine ai fornelli. Molti lo sono, anche quelli più insospettabili, soprattutto gli uomini. Più che le donne? Più che le donne.
più che le... Bene, ringraziamo Francesca che è venuta a trovarci, è stata un po' qua con noi e vi diamo appuntamento più tardi. Ciao, ciao, arrivederci.